Ragazzi, welcome to another vlog. Sto urlando perché ci stiamo allenando, raga. Abbiamo creato una mini postazione, la nostra panca. Sammy farà 100 ripetizioni. Ci siamo messi un bel mix sulla scherma. Questo è di Stacy. Sono i remix degli anni 70-80, ve lo consiglio. E niente, iniziamo questo workout, anzi questo video, un pochino in maniera diversa. Sono le 7:20 qua da noi e noi ci stiamo allenando. Oh yeah, Gigetto che va. Gigi dice che lo sente un po' sui tricipiti. Vabbè, un po' close grip. Close grip. L'unica pecchia qua è che sono tantissime ripetizioni, però come vedete Gigi sta facendo molto molto slow. Almeno minimo 3 secondi sta andando giù. Regà, se Sammy si toglie la maglietta vuol dire che è grosso, è grosso! E regà, guardate, vi appoggio qua. Secondo me una cosa fondamentale è quando vi allenate a casa, che è molto semplice avere intensità bassa proprio perché non siamo stimolati, siamo in un ambiente dove facciamo altro, non è che ci alleniamo, quindi per me è importantissimo mettersi psicologicamente nella mentalità come se andate in palestra. Quindi musicosso se ce l'avete, e io mi sto facendo anche il mio pre-workout, che è questo qui. Non dovete per forza usare questo, ma io uso gli Energy Aminos, non li uso per gli aminoacidi, ma è l'unico prodotto Food Spring con della caffeina. Ogni scoccia 200 mg di caffeina, e devo dirvi sinceramente è uno dei più naturali e che mi dà energia a rilascio sostenuto per tipo 3-4 ore, quindi è veramente una bomba. L'ho preso al gusto mela, come vedete qui è verde. Dovete metterci un bel po' di acqua perché è abbastanza amaro, dato che è naturale, non è dolcificato, ed è abbastanza forte, ma se ci mettete così tanto di acqua esce una bomba. Niente scuse, raga. Condizionate la vostra mente per spaccare. Cioè, ragazzi, guardate il spettacolo, vista. Gigetto workout con la musica in sottofondo. Non è così tanto male. Stai a sentirci? Oh yes! Tre giorni di fila però. Beh, è grosso. Bene, dappertutto. Dai, meno male che sta entrando forse un po' la definizione. Forse. Dai, fra due settimane. Due settimane. Sam. E quindi sì, stiamo facendo anche degli esercizi che non farei solitamente, ma pur di causare un pochino di stress metabolico, che è il secondo meccanismo di ipertrofia muscolare, facciamo qualche superset. Tanto il petto è più pieno del solito. Ciao, fa festa? Dai, Sammy. Si vede il taglio di Gigi. Oh yeah, nuova tecnica che si è inventato Gigi mo. Guardate che bicio. Madonna. Fa due cose. Dai. Uno fa tipo Thresher Curl, Arm Blaster. Quindi mantieni i gomiti davanti, e due ricopre avanzo. Con Sting in the background. Ok ragazzi, abbiamo terminato l'allenamento. Tutto bene, tutto a posto, contento. Un bel pump. Ma sti occhiali quando li cambiamo? Sembri troppo... Sti occhiali sì, da fare un investimento a prendere. E che stai a fare adesso, Sammy? Mi vado a toccare in bagno. Dai, vai a farti la doccia, non ho capito. Oh, poi quando torni facciamo il Q&A, va bene? Il Q&A? Ah, sì. Ma c'è un sacco di domande su Instagram, facciamo altre 4 o 5 così aggiungiamo un po' di cose. C'è anche il Q&A in ogni video.
Ci sarebbe, vabbè, però un po' più corto, magari, no? Tipo 6 minuti. Dai. Q&A time. Ok, ragazzi. Hello, what's up, guys? Benvenuti al casting couch number 2. Oh, yes. Oh, yes. Siamo in due. Oggi siamo in due. Quindi si fa una cosa a tre. E se siete qua vi ringrazio veramente un sacco. Spero vi sia piaciuto un attimino l'intro del video, un pochino diversa dal solito, con l'allenamento. Io e Sammy siamo andati belli forti. Sì. Ci stiamo continuando ad allenare. Sì. Che ci sta veramente, raga. Non fermatevi, uno è meglio di zero. Quindi anche se fate un po', meglio che non fare assolutamente. E se state avendo difficoltà col farlo, dite che fate tre serie. Fate solo tre serie. Poi una volta che entrate in quel mood, veramente vedrete che è una bomba. Yes. Allora, facciamo quello che abbiamo fatto anche nell'ultimo video. Ho qua delle domande che mi avete fatto su Instagram. Ne rispondiamo a quattro domande. Vai. Prima domanda, Pietro. Dai, Pietro. Ah, questa presumo sia per me. Per fare la ricomposizione corporea modifichiamo solo i carbo, vero? Allora, per fare una ricomposizione corporea in realtà non devi pensare ai carbo, devi pensare uno all'allenamento, che deve essere veramente che ti stimola un sacco e stimola la crescita muscolare, e no, diciamo che quello ce l'hai. Con la dieta dovresti fare calorie più alte e più basse, secondo me, almeno nei giorni on e nei giorni off. Una ricomposizione corporea quando avviene? Quando più o meno stiamo con delle calorie globali nella settimana di mantenimento, però alcuni giorni siamo un pochino in deficit, alcuni giorni siamo un pochino in surplus, ok? Quindi giornalmente bruci e un'altra giornata metti su, praticamente quindi rimani allo stesso peso ma costruendo un po' di massa muscolare e bruciando i grassi. È molto facile? No. È molto comune? No. Si può fare in alcune determinate situazioni, tipo se si è principianti o se si ritorna, rientra da un, appunto, una situazione dove ci siamo fermati con l'allenamento e riprendiamo, ad esempio tutti noi che adesso in casa magari facciamo un minimo, poi appena torniamo in palestra ci sta, molti di noi vedremo che i muscoli si riempiono, e quindi lì possiamo fare una piccola ricomposizione corporea. Ma i carbo dipende, cioè direi prima di tutto vedi le calorie, le proteine, e poi certamente se vuoi modificare i carboidrati sono quelli che possono magari aumentare nei giorni di allenamento e diminuire nei giorni di riposo. Quello è quello che farei io. Poi, Murtari 99, dove vi vedrete fra 10 anni? Bella domanda. Vuoi iniziare tu? E mi piacerebbe creare qualcosa di ancora più grande qua, quindi muscoli a vita che diventa, non so, tipo l'Alphalit italiano, quello sarebbe veramente figo, quindi creare proprio una marca, un movimento dove portiamo più persone in questo progetto, quindi proprio espandere tutto quanto, che secondo me si farà. E personalmente espandere quello che sto facendo, quindi sarebbe bello crescere sul mio canale di YouTube e un po' andare in questa via che è l'attore slash. Da 10 anni, tanto 10 anni, quindi tu comunque quindi essere 10 anni. In 10 anni, cioè, 10 anni tu avrai 35 anni. A 35 anni starei a fare YouTube ancora. Quindi sarò un attore molto famoso. No, non lo so, chi è? No, sarò famoso perché mi è andata di successo sul mio canale. Ci sta. E con muscoli a vita. Non sapevo, non abbiamo visto la domanda prima. No, questa no. 10 anni sono tanti, cioè se io chiedo a te, a voi, 10 anni dove vi vedete, non so. In una famiglia pure. Sì, 35 anni devi... Per me, io direi solo non so assolutamente dove mi vedo, spero di essere in una situazione dove, arrivato a 35 anni, posso veramente pensare di fare una famiglia e di poter care, quindi di poter, sì, che ne so, mandare i miei figli a scuola, sì, dove, sì, voglio, sì, vivere dove voglio, financially stable. Sì, essere un pochino più stabili, diciamo, economicamente, col lavoro e tutte queste cose qua. Comunque una cosa secondo me molto importante è che nessuno, cioè non se ne parla tanto, sono i soldi, perché c'è un tabù in Italia. Io non sono un esperto, posso essere più avanti di certa gente, sarò sicuramente più indietro di altra gente, ma sarebbe bello una volta che arrivo a 35 anni che appunto ho avuto la mia esperienza, ce l'ho fatta a costruire tutto quello che voglio costruire, così che posso anche insegnare a magari quelli della nostra età, 20-25 anni, quello che ho fatto io, come uno dovrebbe fare, eccetera. Adesso un po' più voce. Poi, Xpudda, bel nome, se potessi cambiare una sola cosa del tuo passato, cosa sarebbe? Bella domanda, avete un po', io ci devo pensare. Allora, dico la cosa cliché, importante, è che non sarei qua senza il mio passato, quindi io adesso sono un accumulo di tutti gli errori che ho fatto nel passato e di tutte le decisioni o non decisioni eccetera eccetera mi hanno costruito fino al punto dove sono qua. Io sono felicissimo del punto in cui sto, di conseguenza non cambierei così tante cose sinceramente, anche perché preferisco vivere guardando avanti che indietro. Non lo so, se potessi cambiare una sola cosa del tuo passato, Ce l'hai?
Io direi magari una che è più totale è proprio essere tipo iniziare prima. Veramente? Sì. È una cosa, ma pure te, tipo, eri, per esempio, prendendo questa cosa del canale YouTube, era una cosa che da un minimo anni me lo stai dicendo di fare. Certo. E con tutto il supporto e tutto che ho preso, sì, adesso sì, che sì. L'ho iniziato, e grazie veramente, sì. Penso che 2 anni fa, se avevo già iniziato, sarei di gran lunga 2 anni più avanti. Sì, certo. Quindi io direi, se avete questa pallina in mente di iniziare qualcosa, proprio fallo. Cioè, sì, sì, sì. È difficile iniziare, però quando inizi è così stupido. Adesso faccio i video e mi diverto. E tipo, ti chiedi perché non l'ho fatto, cioè, saresti un anno in avanti. Esatto, quindi sì. Ok, e per me invece io penso, adesso ancora niente, ma io penso che quando sarò più grande, poi dovrò vedere la situazione, forse avrò un po' il rimorso di non aver completamente vissuto tutta la mia esperienza all'università. Anche tu lavoravi, e io comunque facevo ingegneria, tutti voi che fate ingegneria lo sapete. La medicina è la cosa più difficile. Sì, sì. Ma poi stavo iniziando il canale, non so la vita, avevo i clienti, queste cose qua. Io, regà, io non uscivo più, cioè non uscivo, e anche con i miei amici magari del tempo non riuscivo a curare così bene le relazioni, cose altre, non mi sono dato così tanto da fare. Quando all'università c'è un'opportunità incredibile, puoi incontrare un sacco di gente, fare nuove amicizie, né io né te l'abbiamo fatto. Adesso, dato che secondo me ci è servito come trampolino da lancio per arrivare qua, non ci penso troppo, ma forse quando, cioè comunque ogni estate dico, cazzo, non avremo mai più un'estate come quella della maturità, è vero, capito? Non sarò mai in quello stato mentale di felicità, di pura gioia, dove esci, ti spacchi, non pensi a niente, capito? E quindi quello forse è l'unica cosa, è bello. Mi godrei di più i momenti. Questo di nuovo per me. Christian, pensi che il tuo essere ingegnere abbia influito e aiutato sul tuo approccio alla palestra? Beh, penso che anche Sammy lo può dire. Molto, solo di gran lunga. Io un po' mi considero che ho portato l'ingegneria alla palestra, nel senso che comunque il mio approccio è abbastanza scientifico, tecnico, non vado per dicerie, vado molto più, ok, c'è uno studio a supportare, sì, fammi leggere lo studio, fammelo leggere bene, fammelo analizzare, vediamo i dati, posso replicarlo, sì, no, provi in pratica e trai le conclusioni, diciamo che proprio comunque è un approccio abbastanza ingegneristico, comunque un approccio scientifico. Quindi sono meticoloso, strutturo tutto, c'ho un programma, una dieta, quindi sicuramente. Sì. Bella domanda. E viceversa, perché comunque anche il fatto di costruire una disciplina con l'allenamento, perché i risultati a natural sono lentissimi, costruisci una disciplina, capisci che non ci vogliono settimane, come dicono tutti nelle riviste che ti fregano, ma che ci vogliono mesi e anni di lavoro costante, questo poi lo porti con tutto il resto, col lavoro in ingegneria, col lavoro in qualsiasi altro ambito. Dai, regà, io spero che vi sia piaciuto questo video, che era strano, perché è tipo 2 scene, sì. Però questi sono i video in casa, io spero che voi lo stiate apprezzando. Il prossimo video sarà una bomba. Sì, il prossimo è una bomba. Stiamo parlando da quasi 10 minuti, io vi ringrazio qua, lasciateci un like se vi è piaciuto, se sapete il Project X, continuiamo. Ci vediamo nella prossima scena e nel prossimo video. Ciao. Ok, raga, final clip del video. Sapete già, oggi parliamo di Project X e io voglio ringraziare veramente di tutto il supporto sugli ultimi video, raga, cioè mi state caricando veramente a bestia, un sacco di voi stanno commentando con Project X, molti più di quanto mi aspettavo. Io al primo video avevo detto che saremmo stati tipo in 50 se ci andava bene, invece mi sa che siete tantissimi che avete commentato, quindi veramente sono carichissimo. E oggi voglio parlarvi del logo, ok? Perché ci sono tante cose che non ho ancora deciso e che chiederò sicuramente a voi quello che preferite, cosa ne pensate, ma alcune cose le ho già decise, ok? Praticamente quando uno sviluppa un brand può sviluppare, non c'è solo il logo, diciamo che ci stanno 4 cose che brandizzano il brand, giusto? Una di queste è il logo come icona, ok? L'altro è il nome completo del brand, magari, che ne so, Nike in realtà non è solo Nike, è Nike qualcosa, tipo Nike Limited, o magari, che ne so, Adidas non è solo Adidas, è Adidas Athletics, ma sto dicendo a cavolo, ma comunque c'è sempre, diciamo, il nome completo, ok? Quindi ci sta il logo come icona, il nome completo, poi ci sta il nome ma stilizzato, che magari può essere utilizzato da solo,
E poi ci sta, diciamo, la combinazione tra il logo e il nome stilizzato, una combinazione di queste cose qua. E io ho già creato su tutte queste cose e vi mostro in questo momento. Spero veramente che vi piaccia, raga, perché ci ho messo un bel po' di tempo a disegnare. State qua, sarà una clip lunga, però voglio spiegarvelo per bene. Allora, il nome completo sarà Kaizen Athletica. Kaizen Athletica. E ho deciso Kaizen Athletica perché uniamo due cose. Kaizen, che è praticamente un concetto di ingegneria della produzione, di cui vi sto parlando da un sacco di video, che vuol dire praticamente, viene dal giapponese, miglioramento continuo, vuol dire change for the better. E in ambito di ingegneria è semplicemente un aspetto del lean manufacturing, che è praticamente la produzione lean, che vuole rimuovere l'inefficienza e praticamente creare un processo di continuous improvement, quindi di miglioramento continuo, e ogni volta si prova a essere più efficienti. Quindi quella è la prima parte, Kaizen. Poi atletica, ho deciso di prendere da athleticus o atleta in latino, che praticamente vuol dire sportivo, atleta, e mi piaceva un sacco abbinare Kaizen con l'atleta, ok? Perché praticamente è come se noi stessimo cercando il miglioramento continuo, change for the better, in ambito sportivo. Quindi secondo me, unendo queste due, sono fighissime. Poi, quindi questo è il nome completo. Io però la chiamerò Kaizen, e quindi la scritta stilizzata è questa qui, che vi mostro subito. Spero riusciate a vedere questa qua. Kaizen. Ok, vediamo. Vedete, con la E fatta un po' così figa e la A che non c'è il trattino. Ok, quindi questa è la scritta stilizzata, che a me piace tantissimo, è un pochino diversa dal solito. E ora vi faccio vedere il logo e la scritta stilizzata insieme. Tenete conto che potremmo usare solamente il logo, oppure solamente la scritta stilizzata, oppure tutte e due insieme. Questa è una cosa che mi direte voi. Uff, spero vi piaccia, raga. Spero veramente che vi piaccia. Me ne devo andare via qua dietro, così che focalizza. Dai, ok. Questo è il logo, come vedete lì, che è tipo, vedete com'è? Ok, se volete vederlo vi lascio anche la pagina Instagram che ho già creato, Kaizen_Athletica. E praticamente, come vedete, il logo è praticamente una punta di lancia. Ok, magari può ricordare un pochino il logo di Volcom, non so se alcuni di voi ce l'hanno presente, che era un diamante, ma ho preferito fare una punta di lancia per un motivo in particolare, che in inglese questa punta di lancia si chiama spearhead, ok? Ma spearhead non vuol dire solamente la punta della lancia, vuole anche definire la persona che dirige qualcosa. Quindi se io spearhead, che ne so, l'attacco, io dirigo l'attacco, quindi è una persona, è l'individuo principale, è praticamente l'alpha male che dirige qualche cosa, che è quello che fa il primo passo e che ha tutti gli altri che seguono. Quindi volevo unire Kaizen, atleta, e questo fattore di sei il primo a fare il passo in avanti, sei il primo a continuare a progredire, sei il primo che vuole migliorare per provare a portarsi dietro tutti gli altri, per provare a stimolare tutti gli altri a fare lo stesso passo di questo miglioramento continuo in ambito sportivo. Quindi sì, questo vi ho praticamente fatto vedere tutto quello che c'è da vedere. Questo è Kaizen, questo è il logo di Kaizen, questa è la scritta stilizzata, Kaizen Athletica, la pagina Instagram è live se volete andarla a seguire, mi farebbe veramente un sacco piacere, e magari lì inizio a postare i primi design, possiamo fare dei Q&A, dei post e altre cose così. E niente, se siete arrivati a questo punto, io voglio ringraziare, sto ridendo ma cioè, c'ho il cuore tipo a mille, perché spero una risposta positiva da parte vostra. È molto minimalista perché lo voglio tenere minimalista, però voglio che ci sia tutto questo concetto dietro, così che ci sentiamo parte di questa comunità e c'è un messaggio di fondo molto importante. Quindi questa, vi presento Kaizen Athletica, e che dire, fatemi sapere qua sotto, scrivete Project X, hashtag Project X, come sempre, se mi supportate, e se volete farmi sapere cosa ne pensate, fatemelo per favore sapere. Sono felicissimo, spero veramente che vi possa piacere, perché a me più lo vedo e più è tipo, boh, raga, possiamo costruire qualcosa di veramente importante se mi sostenete, veramente sarebbe fighissimo, non vedo l'ora. Beh, sta clip è già troppo lunga, sono eccitatissimo, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, vi ringrazio di cuore come sempre della visualizzazione, e niente, buona serata, spero stiate tutti bene, ciao. Ah, raga, vi faccio vedere il setup, che youtuber che sono. Shampoo,
e cotton buds, così l'altezza è abbastanza ideale per me. Ciao ragazzi.